Gianmarco Plankensteiner, Laser Standard, sezione vela fiamme gialle. Ho iniziato con l'Optimist quando ero più piccolo e all'inizio come per gioco, ero in vacanza al mare, ho provato così e poi piano piano mi sono appassionato di più e ho iniziato a fare le prime regate, poi sono subito passato in laser e ho proseguito su quel percorso. Il laser è una barca molto semplice. Secondo me è bello perché permette, diciamo, a tutti di gareggiare allo stesso livello e quindi ogni velista deve metterci qualcosa di suo per poter vincere o comunque fare una bella prestazione. Penso che l'obiettivo principale di tutta la squadra sia quello di selezionare la nazione alla World Cup di Genova. E quindi prendere un posto per le Olimpiadi. E il primo obiettivo di quest'anno penso che sia fare un buon mondiale in Australia, a Melbourne. E dopodiché ci sarà un altro mese di preparazione a Genova in vista della Coppa del Mondo. Ma penso che l'Olimpiade per un atleta, specialmente nel nostro sport, sia l'evento. Cioè, diciamo proprio l'evento più grande, più importante che ci sia. E diciamo che oltre a questo, però, ci sono anche tante altre regate importanti, secondo me, sia da vedere come un sogno, un obiettivo, ma non c'è solo questo, diciamo. C'è anche tutto un percorso che non va sottovalutato. Diciamo anche per una persona che non è molto all'interno del nostro mondo sia comprensibile questo fatto che per arrivare al massimo livello in qualsiasi sport, in qualsiasi disciplina o anche lavoro bisogna per forza mettercela tutta e impegnarsi al massimo e insomma penso che non dico che sia scontato, ma è comprensibile, penso è una cosa normale. Come sportivo, uno dei miei idoli è Larry Bird, un giocatore di basket americano. E come velista, allora, anche soprattutto quest'anno, ho avuto l'opportunità di allenarmi spesso con Robert Scheidt sul lago. E penso che avere vicino un campione del suo livello sia una cosa unica per dei ragazzi, per noi, quindi comunque lo ammiro molto.